Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e prima di iniziare questo nuovo gameplay di Resident Evil 4 volevo ringraziarvi per tutte le views che stiamo facendo qui su YouTube, soprattutto riguardo agli shorts e anche nei social media, nei miei altri account. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per Instagram, ma anche TikTok, anche Facebook, nei Reels, quindi siete in tanti, anzi tantissimi per il canale e vi ringrazio di cuore. Ma adesso entriamo in questo nuovo gameplay di Resident Evil 4 con Leon, perché secondo me oggi succederà l'impossibile. Vai, iniziamo, forza! Oh, Hannigan. Luis, where are you? Sorry, I screwed up. Come to my rescue, Prince Charming. I'll show you charming, pal. In the ballroom past the courtyard. Don't be late to the dance. Okay. I can't believe that guy. He's in trouble. We can't just leave him, right? Beh, dirigiti verso la sala da ballo. Quindi andiamo a ballare con Luis Serra. Però comunque Luis. Luis è molto ambigua, eh? È uno dei caratteristici, uno dei palazzi, uno delle persone più ambigue. Allora, dove dobbiamo andare? Vediamo la mappa. Allora, la mappa mi dice andare alla sala da ballo. E dov'è la sala da ballo? Scusa, Ambari. Allora, la sala da ballo, obiettivo intermedio è questo. E dov'è la sala da ballo? Scusatemi. Cioè, da dove sono venuto soprattutto? Sono venuto da quella porta lì o sono venuto da prima? Non mi ricordo. Andiamo da qui. Ah, andiamo qui, dai. Sì, sì, lui è venuto da lì, se non sbaglio. Dai, andiamo qua. Non possiamo caricare niente. Niente di niente. Munizioni carabina? Non la possiamo fare. Munizioni fucile. Ah, posso farmi le fucile. Abbiamo le frecce? Beh, almeno abbiamo le frecce. Secondo voi li dobbiamo uccidere questi corvi? Ok. Perché vuoi andare là sopra? Perché stavi guardando lì? Vogliamo andare là sopra? Andiamo là sopra, piccolina. Amore, dai. Vediamo cosa fa questa cosa qui. Hey, look! The flag's been lowered. Ok, quindi dobbiamo fare tutte le altre. Questo sarà tipo il cosiddetto labirinto, no? Andiamo, andiamo. Oh, oh, io non ho niente. Non ho niente, ragazzi. Aspetta, ragazzi, qui dobbiamo capire cosa fare. Allora, non ho proprio niente. Non ho niente di niente. Allora, munizioni, non posso fare nessuna munizione. Munizione pistola, ma la pistola non ce l'ho. Non ce l'ho la pistola, mamma mia. Vabbè. Andiamo qui, amore. Vieni qua, amore mio. I pesetas mi danno. Spray medico. Qui c'è la cosa. Ma io non lo faccio. No, ragazzi, non lo faccio. Non ho niente. Non ho nemmeno. Non posso sprecare nessun cosa. Mi dispiace. Chi se ne frega, ragazzi. Non ho niente, ragazzi.
Non ho proprio niente. Andiamo qua, dai. Cosa mi ha dato? Munizione fucile, sì, facciamone subito. Vieni amore, vieni qua. E scusate se la chiamo amore, cioè non so perché mi devo scusare. Cioè io sono innamorato di Ashley, voglio essere amico di Ashley per tutta la vita. Oddio, stanno venendo. Oddio, non vuole morire questo cane. È stato molto spaventoso questa parte. Non parliamo forte, se no la gente si arrabbia. What the f- Qui da dove siamo venuti? Mamma mia. Mamma mia, ho sempre odiato questa parte. Ho sempre odiato questo il cosa. Ma se mi ricordo male, nel primo Resident Evil 4, cioè questa parte tu la facevi da solo, non la facevi con Ashley. Ok. Ok. Ma dov'è? Cioè, ma questi cani da dove sono venuti? Aspetta. Vieni, vieni, vieni. Ok. Andiamo in quella porta lì. Andiamo in quella porta lì, vediamo dove ci porterà. Vieni, amica mia, non avere paura. Ok, è morto. Which
Non ci credo. Oddio, no, vieni. Qui sono guai perché non ho niente per ucciderla. Ah, munizione fucile, ok. Ok. L'ho fatta male. Vediamo se possiamo aprire questa porta. Questa porta non possiamo aprirla. Vieni, vieni. Ok. Povero cagnolincolo. Forse si può salire qua adesso. Nemmeno. Ritorniamo là. Ah, ok, lei fa questa cosa e noi saliamo là sopra, vediamo. Ok, grazie. Vediamo cosa c'è qua sopra. Ah, qui si può scendere, ma per il momento no. Per il momento facciamo questo, ok. E adesso si è fatta anche quella. E possiamo andare là. Ok. Finally get out of this maze. Ma non abbiamo niente. Ashley, run! Oddio no. Oh no. Prendiamola. Andiamo da lei. Dove cavolo? No, no, ragazzi. Vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Sali, sali, sali. Brava. You hurt? I'm good. Thanks. Questa è stata tough. È stata molto difficile. È stata veramente difficile, ma... Oh, per fortuna ho controllato. La risorse. Ballroom must be this way. Spero di sì. Però prima apriamo questo mobile. Vediamo se lo possiamo aprire. Sì. Ok. Qui non c'è nient'altro. Qui sicuramente c'è il nostro amico. Leggiamo prima questa. Allora, dritta del mercantile, del mercante, modifiche speciali. Ho delle ottime notizie, amico. Sono riuscito a procurarmi degli aggeggi di ottima qualità. Adesso posso fare delle modifiche davvero incredibili. Delle modifiche alle tue armi. Canteranno ancora più forte. E tutto questo al giusto prezzo, ovviamente. Faccio un fischio se sei interessato. Sì, sì, lo facciamo, non ti preoccupare. Allora, qui questa cosa non lo possiamo fare. Qui c'è un'altra cosa, cos'è?
Allora, distruggi i medaglioni blu 4. Allora, quei medaglioni fastidiosi sono orrendi e voglio vederli sparire. Dimostriamo a tutti che non abbiamo paura e che non tratteremo quel sorpluso. Vabbè, dobbiamo distruggere i medaglioni blu. Ma io i medaglioni blu non li vedo. Ah, posso salire anche là sopra, mi posso fare il giretto. Sì, posso fare tante cose. Allora, vediamo se c'è qualcosa che posso creare. Sì, esamina. Ok. Vediamo qualcosa. I got something new for you. Not bad. Quelle da pistola via. 27.000. Vediamo cos'hai. Cos'hai di nuovo? Cosa fa? Cos'hai? All my wares are in tip top shape, I assure you. Wield it, pleasant travels. Allora, e tu resta qui. It's all right. Tu resta là, io me ne vado qua sopra e mi faccio il nostro giretto qua, dai. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Resident Evil 4, se vi sta piacendo, cosa vi sta piacendo, cosa non vi sta piacendo. Ma tu cosa ci fai con me? Tu non devi venire. Ok, vediamo che gioco mi ha lasciato questa volta. Vai. Vai. Yes. Superb shot. That's it. That was awesome. Grazie. Per fortuna c'è Ashley che mi fa tanta paura, tanta mi aiuta. Allora vediamo. Oddio, no, per poco. Oh no, per poco. Ok. Facciamo quest'altro. Grazie, grazie, grazie amore mio. Vediamo se riusciamo. Ecco. Carichiamo, carichiamo. Grande, grande Govindowski. Yeah, sono un grande. Sono un grande. Sono un super grande. Sono un super grande. Ah. Yes. Facciamo l'altro. Yeah. Meno male che c'è lei. Yeah. Oddio, mi devo sbrigare, vai. Yeah. Yeah. Ok. Dai, dai, ho caricato. Sono pronto. Dov'è? No. No, no. Vediamo. C. B. You did it.
Sì, ok, ricompense. Adesso possiamo andare, dai. Ah, che bella che ti sei messa qua. Oh, ah bella, e che stai facendo qui? Bella, vieni. No, scusatemi, eccolo, mi viene lo scemo che c'è in me parla. 400, allora vediamo cosa mi ha dato. Let's go. Ok. Ah, solo questo? Vabbè. Andiamo, andiamo amore. Andiamo via da qui. Questo mi è piaciuto, cioè molto vicino, come se stesse per abbracciarla la ragazza. Mi piace, mi piace, mi piace. Vediamo se abbiamo qualche soldino. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Beh, possiamo potenziare qualcosa se vogliamo. If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Why not try your hand at a new gun, stranger? Might save your life. Ma se devo essere sincero, non voglio una nuova gun, perché mi sono felice con quello che ho. Vorrei un po' più munizioni. Ecco, le munizioni non ne ho e ci sto male. È solo questo. 27.000. A well-tuned weapon can make up for a lack of skill. Non saprei, carichiamo questa qua, dai, te la vediamo com'è. See how that feels, mate. A fella like yourself should notice the difference right away. C'è una modifica effetto a tutti i potenziamenti, poi c'è la modifica speciale, ok, potenza, capacità. Could be the difference between life and death. Non saprei, non saprei. Capacità di questa, velocità di questa, la cadenza di tiro. C'è la cadenza di tiro. Try that on for size. Will that be a comeback anytime? Salviamo adesso. Beh, adesso dove andiamo? Andiamo qua? Ah sì, è dove siamo entrati. Quindi in quella porta lì non c'è niente. Non si entra. No, entra, vai per questo. Cosa c'è qui? Abbiamo qui? Abbiamo la scatola, la serratura e il mercante. Ok, allora saliamo là sopra, dai. Look, there's a statue up there. Qui bisogna mettere qualcosa nella statua. Abbiamo 1, 2, 3. Tre cose dobbiamo comprare. Dobbiamo trovare tre cose per la statua. Ah, e qui c'è la porta alla statua. Che ha tre teste. Una testa è un serpente, un'altra testa è un ariete e l'altro è un leone. Un leone su Isola delle Rose TV. Andiamo in questa porticina qui. No, vediamo qui. I ratti hanno infestato un'area del castello, ora stanno rosicchiando tutti i loro preziosi, ma quello non frega nulla. Vi prego, qualcuno si occupa di quelle che lo elimina tutti i ratti. Oh. Se questa porta l'apre? Sì. Ah, uccidiamo i ratti, dai. Hola, cosa sarà? Statue of some snakes. Abbiamo bisogno di questo. Abbiamo leggermente bisogno di questo. Huh. Cosa? Heat here? No thanks. Ok. Have a seat. Hang on. So, you do a lot of missions like this? Well, yeah. But I'm not used to having such good company. Is that a compliment? Take it however you want. Oh.
È un complimento. Nothing's happening. Perché dovrebbe succedere qualcosa? Ah, guardate, il re e la regina. Quindi c'è la regina e su un piatto dove ci sono due posate, un piatto vuoto sembrerebbe, sì. E lui invece il re con un piatto di vino e il pane. Questo quando la chiama con il cosa, però no, molto molto non mi piace, lo trovo come forse lo vediamo se c'è un tavolo così. Allora qui no, qui mi siedo io e qui si siede Ashley. No, nemmeno Ashley non si siede qui. Ashley si siede in un tavolo dove non c'è niente, dove non c'è niente di niente nemmeno. Ashley. Qui si siede Ashley. E io mi siedo qua, dove c'è il vino e il pane. Vai. Non ci credo. Allora, vediamo qua. Ah, forse è qui. Vediamo. Wow, sono felicissimo. Vediamo se questa cosa si rompe. Grana potente. Vieni. È perché quando tu corri, lei ha questi. Ok, e qui dobbiamo mettere questa di serpente che si mette in alto a sinistra. Mettiamola subito. Perfetto. Beh, ma io sono un genio, scusami. Mi chiamo Leon, Giuseppe Govinda, in arte Leon. E allora sono bravo. Quando sono bravo, sono bravo. Facciamoci il giro. Okay. Stai qui. Ecco, facciamo qui. Let's go. Entriamo qui dentro. Qui è difficile. Ma qui sarà difficile. Oh no. We're sandwiched, all right. No. Ragazzi, non so cosa fare. Carichiamo. What's happening?
Ragazzi, qui è difficilissimo. No, no, Leon, un attimino, questa storia è molto difficile. Allora, vediamo se possiamo caricarci prima di tutto qualcosa. E come al solito non posso fare niente. E non saprei, andiamo con questo, sì. Munizioni pistola, come al solito non mi servono niente, munizioni pistola. E cosa bisogna fare, ragazzi? Scappiamo. Aia, no, Leon, no, non fare così. Allora, creiamo con questa qualcosa e utilizziamola. Ok. Give me space. With me. Ashley. Ok. Ok. Dove sei? Carichiamola. Aiutiamola. Ah, che cavolo sei? Dove sei? No. Pum. No. Non ho niente, 3500. Allora, qui stavettiamo le risorse, sì. No, non ti preoccupare che non mi faccio uccidere. Mamma mia, questa zona lì è stata molto difficile. Spero che la prossima non sia così difficile, perché è un'ora che ci gioco e 40 minuti adesso l'ho tagliato. Però quella zona lì è stata veramente un pain in the butt incredibile. Adesso andiamo avanti. Forse dobbiamo salire là sopra. Ora qui ci siamo andati, giusto? Sì, questo è il posto dove eravamo andato prima, no? Adesso andiamo sulla tasta destra. Andiamo da questa parte sperando che non ci sia nessuno. Hey, Leon, there's some armor. Bet you could use it like a bulletproof vest. Little old-fashioned for my taste. Too bad. I think you'd look pretty dashing. I love your voice. Cioè, ragazzi, sapete, c'è questa cosa che sta succedendo, c'è un... piccola chiave, sì. C'è una polemica sull'attrice che fa Ada. E questa polemica consiste nel... Io lo so, questa zona sarà ancora più difficile. Vediamo se c'è qualcosa qui prima di tutto. Stay up there. Okay, be careful. Leon,
Come on, you can't be serious. Ragazzi, e quindi? E scappiamo qui, prendiamo le cose, vediamo se mi dà. Ok, mi ha dato qualche munizione. Carichiamo questa. Carichiamo questa. Vediamo se posso fare qualcos'altro. Non posso fare niente, vabbè. Scappiamo, scappiamo. Ecco. Scappiamo, scappiamo, vediamo se possiamo creare qualcos'altro. Io ho leggero... Credo proprio che... Altre risorse. Altre... La granata. Mi ha dato qualche altra munizione mitragliatrice, ma le munizioni mitragliatrice non ci faccio niente. Granata stordente. Ok. Ok. Don't worry, Ashley. Ok, ho finito tutto. Ho finito tutto. Vediamo se posso creare qualcos'altro. Vediamo. Non posso fare niente. Ma che cavolo. Ashley, it's okay. Okay, vai. Ok. Ok. Go to hell, you rusty piece of shit. Ecco, prendiamo, vediamo. Ok, ce la posso fare. Forse. No. Ok. Vediamo qua. Nemmeno. Dobbiamo uccidere quest'ultimo. Come lo uccidiamo? Riprendiamoci la nostra bella. Oh, prendila.
No, di nuovo. Mamma mia, questi con la testa così alta non li sopporto. No. Vediamo se riusciamo a prenderla. Non la posso prendere, cavolo. E adesso? Non posso fare niente qui. Ok. No, che è un corno, ragazzi. Ho finito tutto, non ho più niente. Non ho più niente di niente. Non posso fare niente, sono di nuovo allo zero. Non ho nemmeno il cosa. Non ho nemmeno il... Questa zona è veramente brutta, ragazzi. È veramente brutta, lo dico ai sviluppatori. Ci avete rotto le balsche. Ve lo dico, basta. Dai, muori. Yeah. 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 Hey, are you okay? Mamma mia. Yeah. Nighty night. Nights. Sì, buonanotte, ca. Ah, facciamo scendere la nostra amica, vai. Sì, sì, scendi, scendi. È stato molto difficile questa parte, eh? No, non ti preoccupare, amore. No, non andiamo, andiamo. Vai. E abbiamo aperto. Vieni, 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 carissima. Ti voglio bene. Si sta pure caricando. Lo spiritivo cubico, perfetto. Ah, dici, dobbiamo uccidere tutti i cosi. Uccidiamoli. No, no, togliti. Carichiamo, scarichiamo. Ok. Vieni. Oh, che bello. Beh, ragazzi, prima di continuare volevo un attimino fermarvi, o meglio fermarmi, perché sono un po' stanco. Sto giocando da 2 ore e non so quanto sarà lungo questo gameplay, però non tantissimo secondo me, perché ci sono tanti tagli che ho fatto che sono stati molto difficili. Cioè, è stato difficile superare certe parti di questo castello che continua ad essere così difficile. Vabbè, vediamo come sarà la prossima volta. Abbiamo delle cose già, possiamo mettere già la testa, quindi state lì collegati perché presto ci sarà un nuovo gameplay qui su Isola delle Rose TV e scopriremo cosa succede quando utilizzi la testa del leone su quella statua e su altre cose molto importanti per la storia in generale. E basta, credo di aver detto tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci sentiamo presto per un nuovo video. Govinda vi saluta, pensa giocando.